non voglio dare tutta la responsabilità a questa giunta regionale, però il presidente Marsiglio sa che esiste Pescara anche. Il presidente Marsiglio non si è mai affacciato nelle periferie di Pescara. Il presidente Marsiglio, eppure abbiamo un presidente del Consiglio regionale che si chiama Sospiri, che è di Pescara. Queste problematiche a Pescara esistono. I residenti dei quartieri di San Donato, Rancitelli, Zanni, Fontanelle, Borgo Marino e Via Ricopiano, accompagnati dal vicepresidente del Consiglio regionale del Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari e dal consigliere comunale Massimo Di Renzo, hanno manifestato pacificamente questa mattina nei pressi della sede del Consiglio regionale di Pescara per chiedere maggiore attenzione da parte delle istituzioni per i cittadini che vivono nella periferia della città. I residenti chiedono più sicurezza e lavori urgenti nelle case popolari fatiscenti, soprattutto alla luce delle ultime piogge che hanno provocato infiltrazioni e altri danni negli appartamenti. Ancora una volta a dar loro supporto Domenico Pettinari. Il problema maggiore è l'infiltrazione d'acqua, perché queste case sono case completamente devastate, a maggior ragione con la grandinata si sono aperti i tetti, ci sono infiltrazioni gravissime d'acqua che hanno danneggiato le abitazioni. Non solo, abbiamo disabili che vivono all'interno di queste, un bel 20-30% di residenti sono disabili con patologie respiratorie, bambini asmatici che non possono stare all'interno di quei posti insalubri. Quindi noi chiediamo con forza in primis a Regione Abruzzo, perché case ATER di proprietà di Regione Abruzzo, e anche al Comune di Pescara, di stanziare le risorse necessarie per mettere in sicurezza le case popolari, perché se il pubblico detiene le case popolari deve manutenerle, altrimenti si assumono la responsabilità di dismettere le case popolari, cosa che non permette mai. Questa è la prima grande cosa. Seconda cosa, non servono leggi propagandistiche. Il Presidente di Regione sta propagandando nuove leggi per le case popolari. Servono soldi, stanziamenti, risorse. Qui ci sono cittadini onesti, non sono pregiudicati con noi, cittadini onesti che pagano l'affitto. E poi in secondo ordine abbiamo l'annoso, l'atavico problema della sicurezza e ordine pubblico, in particolare Rancitelli, Fontanelle e Via Ricopiano. Lei dove abita? In Via Tirino. Com'è la situazione del suo appartamento? Allora, io ho tutta la casa ammuffita, malgrado ci abbiano rifatto i terrazzi sopra, si vede che non l'hanno fatti bene. Ogni volta che piove a me mi fa le macchie d'acqua e poi logicamente diventa nero. Anch'io, casa comunale, e io soffro d'asma, non potrei neanche abitarci. Vi sentite abbandonati anche voi inquilini delle case ATER? ATER di San Donato, dunque ha fatto la grandinata, sono venuti i pompieri, ha rotto il lucernaio, hanno rotto le tegole e quando piove, ci piove, dobbiamo mettere le bacinelle. Ho una mamma allettata di 94 anni che non so dove metterla perché gli piove in testa. Siamo andati all'istituto a portargli la carta dei pompieri. L'hanno cestinata, dice non ci sono i fondi, se volete, se la casa diventa inabitabile andate in albergo. Ecco le case popolari, guardate, guardate che merda di case, guardate qua.